Buongiorno, sono Umberto Battegazzore, sono il direttore della Civica Accademia Lorenzo Perosi, vi do il benvenuto nel nome di Giuseppe Campora. Vi ho appena suonato un frammento di un celebre brano operistico, l'avrete sicuramente riconosciuto, è Lucevan alle stelle della Tosca di Giacomo Puccini. Perché questo brano? Perché è stato uno dei cavalli di battaglia di Giuseppe Campora. Tenore importante della seconda metà del Novecento, studia a Tortona e nasce in questa città nel 1923. Nel 1949 debutta al teatro di Bari, sostituendo un celebre tenore dell'epoca che era Gagliano Masini. Nel 1952 diventa ancora più famoso perché presta la voce a un film dove recitava Sofia Loren, era l'Aida di Giuseppe Verdi, accanto al celebre soprano Renata Tebaldi. Con Renata Tebaldi, potete vedere qui accanto un cofanetto, un disco, un vecchio LP, diventando una coppia di ferro. Giuseppe Campora compie il suo percorso dal 1950 al 1970. Sono questi 20 anni di grande importanza a livello internazionale. Oggi noi a Tortona l'abbiamo un po' dimenticato, però sul web continuano ad arrivare registrazioni e segnalazioni di questo grande tenore tortonese un po' da tutto il mondo, e questo ci rincuora parecchio. Ma inoltre ricordiamo che nel 1957 Giuseppe Campora canterà la Scala di Milano per la Resurrezione di Cristo del nostro Lorenzo Perosi di Tortona. La canta alla Scala, ma la canta anche in Duomo a Tortona. Negli anni 80 è ancora attivo perché canta con dei nomi importanti come Johann Sutherland e Rainer Kaveh-Maska e ha lasciato parecchie incisioni discografiche. Si ritira poi a Tortona, dove vive con la moglie Rina Nicrosini Campora, e vivrà di ricordi, e molti cantanti provenienti un po' da tutte le parti del mondo attingeranno la sua scuola venendo proprio a Tortona. Muore nel 2004, però la musica è un linguaggio internazionale, è un linguaggio che, anche se siamo in un'epoca di Covid, continua a fluire nonostante la grande crisi del settore. Quindi sono contento che Tortona dia questo ricordo a un personaggio così illustre come è stato Giuseppe Campora.